Ebbene sì, siamo abituati a sentire parlare di privacy come uno dei temi più importanti nel rispetto appunto delle relazioni anche di business, però c'è anche un altro aspetto che la privacy sta prendendo e che nell'ottica many to many, nell'ottica del community engagement va ovviamente valutato, è quello della privacy condivisa, che in qualche modo può sembrare un controsenso rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato, GDPR, eccetera, eccetera, ma in realtà è un trend emergente. I marchi nello spazio tecnologico stanno infatti creando delle piattaforme per aiutare gli utenti a condividere facilmente le password di abbonamento in modo sicuro e controllato. Ovviamente ci sono diverse soluzioni, dalle estensioni web alle app per la gestione delle password, e condividono appunto, consentono di condividere contenuti su profili streaming. Questo perché? Perché i consumatori trascorrono sempre più tempo appunto a fruire di contenuti su una pletora di servizi streaming. Molti considerano questi servizi streaming come un comfort, un bene condiviso piuttosto che una risorsa proprietaria. In particolare, a proposito di nuove generazioni, i millennial e la generazione Z in particolare sono cresciuti con un accesso senza precedenti allo streaming gratuito e alla condivisione dei file di massa. Di conseguenza, i marchi stanno entrando in questa economia della condivisione con delle piattaforme che soddisfano il desiderio del consumatore di condividere in sicurezza l'accesso ai beni digitali. Da questo punto di vista, allora vi racconto un piccolissimo aneddoto. Ho utilizzato una soluzione per comprendere il mio patrimonio digitale, comprendere dove ero iscritto, eccetera. Dall'analisi delle mie mail sono iscritto a 4.768 servizi. Ok, ovviamente magari il mio è un caso un pochettino particolare, però se ognuno di noi oggi probabilmente riuscisse a fare un'analisi di questo tipo, scoprirebbe che c'è una distribuzione di dati e di informazioni che è veramente importante, che diventa una proprietà che va gestita al meglio.